Ciao a tutti, rieccoci qua. Nonostante siamo al 15 di maggio, rieccoci appunto all'interno della presso struttura che abbiamo deciso di tenere in piedi anche durante tutta l'estate. È un azzardo, non è un azzardo? Probabilmente sì, anzi sicuramente lo è, però questo è quello che è stato deciso in base alla situazione in cui noi, nel nostro specifico, ci troviamo. Quindi, il perché abbiamo deciso di tenerla in piedi, di non toglierla, lo rimando ad un altro video. Quello che mi interessa farvi vedere oggi invece è cosa voglio fare per cercare di recuperare un campo che effettivamente non è stato bagnato dal 10 di marzo, oggi siamo al 15 di maggio ed effettivamente fino al 4 maggio è stato lì, fermo, abbandonato a se stesso. Quindi, in che condizione si trova il campo? Praticamente su tante parti della superficie di gioco abbiamo un principio di cementificazione. Su altre, quindi nello specifico su una battuta, quella più vicina alla presa d'aria, e la cementificazione è avanzata bene. Quindi ho intenzione di fare qualcosa e tirare il tappeto è molto difficile. Il manto non attacca rispetto alla superficie. La superficie è palesemente lucida, non si vede benissimo perché non c'è tanto sole oggi, però è lucida, è rigida. Come posso fare per ammorbidirla? Sicuramente l'utilizzo di una Arcat 2.0 oppure di una Venus Terra Rossa oppure della mia superforza per mezzo di un rastrello potrebbe essere qualcosa da fare, da dover fare, da non dover rimandare più di tanto. Però, dato che me ne hanno dato la possibilità, intendo fare un'altra cosa e il risultato, cioè la bontà del risultato, la potremo vedere solamente tra qualche giorno, forse tra qualche settimana. Non è farina del mio sacco, ringrazio per questo motivo Franchini Massimo della Mantoflex e guardate un po' cosa intendo fare. Per mezzo dell'utilizzo di un trapano intendo forare la superficie, forarla ogni tot centimetri in profondità e successivamente bagnando la parte trattata, quindi presumo di iniziare e di andare all'interno del campo per un metro per tutta la lunghezza, anzi per tutta la larghezza del campo. Io qua avrò dei fori passanti che quindi mi permetteranno di bagnare e di far sì che l'acqua vada giù meglio. Qui è una prova che ho fatto. Quindi l'acqua entrando per questi fori andrà a gonfiare il sottomanto che si trova al di sotto della crosta. Teoricamente, con il passare dei giorni, sia per mezzo del gioco, sia casomai attraverso l'utilizzo di un rastrello, di un qualcosa di più invasivo, voglio vedere se riesco a tagliare e a far sbriciolare questa patina. Ecco qua, dopo mezz'oretta di lavoro per fare questa porzione qua,
Il trapano mi ha abbandonato, è là in fondo in ricarica. Onestamente è un lavoro di pazienza, questo è poco ma sicuro. Punta del 3, mi sono fatto un'idea della distanza da mantenere perché probabilmente buchetti troppo vicini, come in questo caso, potrebbero essere pericolosi, soprattutto perché questa parte del campo è ad alta presenza di piedini dei giocatori. Allora, cos'è che faccio adesso? Adesso vado con l'utilizzo del frattazzo a spianare un po' tutto e ad aggiungere un po' di manto. Il tappeto non lo tiro perché tanto il manto non attacca, verrebbe via tutto. Proviamo a bagnare. Forse non lo è, però a me sembra evidente che dalla riga fino a qua sia molto più ricettiva la base, di qua molto meno. Idem di là, ho fatto solo questo pezzettino dal centro fino a qua, 20-30 cm, e vedi che già là manca l'acqua. Quindi niente, vediamo un po'. Proseguiamo col lavoro. Tieni presente che non penso che ci sia un chissà che miglioramento subito, però presumo due opzioni fondamentali. Opzione 1, faccio bella figura, il campo inizia a rispondere bene e divento il profeta in patria. Opzione 2, potrebbe anche accadere che il campo risponda effettivamente male e inizi a sbriciolarsi. Cioè, se i buchi sono troppo vicini e il campo è così ricettivo, potrebbe essere che diventa una mega buca. E solo il tempo ce lo dirà. Guardate qua. Che particolarità, sentite? Si sente il rumore? Allora, qua il trapano ho fatto, se non si vede bene, ecco qua, mentre vedete. Guardate che c'è una crepina qua. Ok? Vediamo se riusciamo a fare il numero. Il punto è semplice comunque. Qua sentite come batte? Qua c'è dell'aria, qua sotto. Qua c'è dell'aria, quindi movimentando anche. Allora, in questi giorni ho bagnato, quello è poco ma sicuro. Aggiungiamo i buchi, ribagniamo.
qua ha iniziato a staccarsi già in precedenza probabilmente. I buchi aiuteranno questo tipo di penetrazione dell'acqua. Giocando qua inizierà a rompersi. Vediamo se riesco a togliere una parte proprio per farvi vedere. Proviamo a fare un buco. Questa qua tecnicamente è la nostra crosticina. Eccola qua, che non fa paura a nessuno adesso. Prima sì, ma adesso no. Quindi adesso i buchi li ricopro con i piedi, con il piede, tappeto, e si va avanti ogni giorno un pezzettino. Qua ho concluso anche l'altra zona di battuta. Questo è il risultato in poco meno di mezz'ora. Ho fatto sia la parte esterna che la parte interna, ovviamente nell'area che ho reputato doveroso fare i buchi. E poi ho aggiunto un po' di buchi anche sotto rete di qua, un po' di qua e un po' nel corridoio. La mia sensazione è la seguente: già il fatto di bagnare, aspetta, è chiaro che qua la densità di buchi è nettamente inferiore rispetto a quella che ho fatto di là, perché questa parte di campo è nettamente meno cementificata rispetto a quella, probabilmente perché quella era più vicina al bocchettone dell'aria del ricircolo. Però le variabili potrebbero essere tante altre. Dopo 7 giorni, quindi praticamente ho lavorato, esagero, 3 ore con il trapano, i risultati sulla metà campo di partenza si vedono già. Su questa metà campo però si vede un'altra cosa, si vede il fatto, proprio è palese che iniziare a ribagnare il campo dia comunque quella elasticità che la settimana scorsa mi mancava, e quindi è per questo che ho forato con meno densità, con una punta da 3 su quella parte rispetto alla prima. Come si presenta quindi il lavoro finito? Dal punto di vista estetico probabilmente lascia un po' a desiderare, nel senso che si intuiscono i buchi, cioè si intuisce il fatto che il campo sia stato lavorato, però ai fini del gioco più di tanto questo non interessa, perché il giocatore, gliel'ho chiesto, il giocatore non ci fa caso, quindi è proprio un fattore estetico che... Basta aggiungere nuovo manto su questa zona e tutto si risolve. Il punto è vedere tra un'altra settimana, tra 10 giorni, come il campo risponde. Già adesso risponde molto bene, perché tirando il tappeto la terra si ferma. Ovvio è che da queste immagini più di tanto non si vede, anche perché comunque una volta bagnato il campo veramente fa fatica il manto a spostarsi, però da asciutto si nota che il manto si posiziona.